siamo con Aurora Endrici, ideatrice e conduttrice dell'evento sulle donne del vino del Trentino Alto Adige. Si è appena conclusa, com'è andata? C'era tanta emozione, tante belle storie di cuore. Davvero un bel evento che ha raccolto la professionalità di 8 produttrici del Trentino Alto Adige che hanno presentato a un pubblico veramente interessato, molta stampa e molte persone che sono venute forse con la curiosità di vivere il vino al femminile, ma hanno trovato anche delle produttrici molto toste che hanno dato degli spunti interessanti per capire questa regione estremamente variegata dal punto di vista dei vitigni, con veramente delle storie aziendali che hanno interpretato nel migliore dei modi e al Merano Wine Festival è stato un bel ingresso dell'Associazione Donne del Vino. Donne del Vino che fa quest'anno 25 anni. Sì, questa associazione è nata appunto 25 anni fa, Federica, con un intento di unire delle produttrici piemontesi. Di fatto poi negli anni, non proprio velocissimamente, ma abbastanza regolarmente, è cresciuta e raccolto. Oggi raccoglie 700 donne del vino che non sono solamente produttrici, molte sono ristoratrici, enotecarie, sommelier, donne di comunicazione, quindi a 360 gradi il mondo operativo del vino dove la donna mette il suo e concretamente aiuta anche questa economia del vino italiano. E veramente speriamo, Federica, che tu entri al più presto a far parte di questa associazione perché ne sei più che degna. Se mi invitate io ci sto. Pubblicamente la invito.